Telebari Social Night, terzo spazio. E in arrivo qui, nei nostri studi, una paladina della musica made in Puglia, oggi più che mai esportata in tutta Europa. È da poco uscito il suo ultimo singolo, Animals, e noi ce l'andiamo ad ascoltare insieme poi l'intervista ad Erika Mu. Sulle mie scarpe, maiali sudano contro di me. I lupi sbavano sulla mia carne. La volpe sa che fa, io più di lei. In questa ennesima serata pugliese bollente, in qui in studio a fare la sauna con me c'è Erika Mu. Ciao, buonanotte, buonasera. Grazie per essere venuta. Grazie a voi. Allora, nel backstage mi hai già rivelato cose che io voglio svelare a mezzo mondo. Okay. Questo videoclip è pazzesco, sì. Come nasce? Questo videoclip è pazzesco perché il regista è pazzesco, si chiama Giacomo Citro ed è un regista con cui io collaboro da diversi anni, abbiamo fatto diversi video insieme e lui riesce a rendere tutto cinema, tutto magia. In realtà questo videoclip è stato girato da una squadra entusiasta di amici e parenti sotto quegli animali di carta, di gomma piuma che vedete. Che con questo tempo saranno stati contentissimi. Contenti. Però è stato girato a Pasquetta. È stato girato il 18 aprile, era Pasquetta. Mi hanno volevano uccidere tutti perché chiaramente che cosa fai a Pasquetta? La sauna, come dicevi tu, in una testa di coccodrillo di gomma piuma. È il sogno di tutti. È il sogno di tutti, però è stata un'atmosfera incredibile, incredibile. Abbiamo girato a casa mia, a casa di mia nonna, nella macchina del mio fidanzato di quando avevo 14 anni. Apposta. Al quale che ho chiamato e gli ho chiesto: ma ce l'hai ancora quella catapecchia di tuo padre? E lui mi ha detto sì e me l'ha prestata, che è una macchina, cioè, tra l'altro fantastica. D'epoca ora si chiama, sì, ora non è un catapecchia, po' Erika. Beh, sì, voglio dire, è così, volevo dire vintage. Ecco. Poi, ma Biceglie si dice catapecchia. Ma Biceglie si dice catapecchia, is the new vintage. però devo dirti, tutti super professionali nonostante questo clima gioioso, infatti secondo me il risultato è molto bello. Ma per Erika si fa questo e altro e poi il risultato, ripeto, insieme a te, è pazzesco. Nuove sonorità anche questo pezzo, Animals. Sì, è un pezzo che ho scritto a Londra, questa è anche la ragione per la quale è bilingue, c'è un po' di italiano e un po' di inglese e avevo passato una serata in discoteca al termine della quale mi sono detta, beh, bisognerebbe proprio scrivere una canzone sul comportamento degli uomini quando si va a ballare, ragion per cui il pezzo si chiama Animals. Se io riuscissi ancora ad essere un Animals in discoteca farei fuochi d'artificio, fuochi ma d'artificio, mi addormento sempre prima. E poi ho lavorato alle sonorità, alla produzione con Magiker, che è un produttore britannico, e con Simone Privitera, poi a Milano l'abbiamo terminata. Stai introducendo tu il prossimo tema. Sei sempre di più un prodotto musicale da esportazione, sei sempre più internazionale, ti ho visto parlare francese, inglese ed essere stata in tour ovunque ormai. E devo dire che nell'ultimo mese è stato un mese abbastanza internazionale, ma anche perché credo c'era un po' da recuperare di tutte le cose che non si era riusciti a fare in questi ultimi anni, e devo dire che è molto coerente quello che è successo nell'ultimo mese con quello che è stato poi il mio ultimo periodo di vita, perché ho vissuto tra l'Inghilterra e la Francia, adesso sono rimpatriata nella nostra Puglia e ho cercato di portare con me quello che avevo visto e assimilato anche all'interno del mio ultimo album, quindi che si chiama Nature, ma si chiama anche Nature, ma si chiama anche Nature, che sono queste tre lingue insieme al dialetto, perché c'è anche il nostro dialetto in questo disco, che ho masticato nell'ultimo periodo. E a maggio sono stata a suonare a Parigi e sono stata in Inghilterra perché il mio romanzo è uscito in traduzione lì. Thirsty Sea. Il 17 maggio sei stata a Canterbury. Canterbury. Yeah, da memo.
dalle Canterbury Tales, c'è Godfrey Chaucer, c'è un mondo dietro questa città particolarissima, sì, dell'Inghilterra. È una città, vabbè, proprio famosa per la letteratura, ma casualmente la... La mia collega Silvia è svenuta nel frattempo, perché non si aspetta mai le citazioni colte da me. Non si aspetta. No. Pensa che io nomini sempre solo le Spice, ma io le metto in quel posto. Comunque l'Inghilterra è fatta di Spice, è fatta di, anche di Canterbury Tales. La casa editrice che ha pubblicato questo romanzo in Inghilterra ha sede proprio lì, si chiama Hello Express e ha sede a Canterbury. Noi come Telebari Social Night andiamo a farci fatti tuoi nel mondo dei social. E dal tuo mondo dei social, visto che sei sempre di più internazionale, ho rubato un diario di bordo parigino. Andiamocelo a vedere. Erika, mi sei diventata anche una TikToker. Ma guarda, mi sono aperta questo profilo, ho fatto 3 video, ma sicuramente sono un po' troppo age per TikTok. Dici, però secondo me questo ha dato i suoi frutti. Mi è sempre piaciuto fare più che altro i montaggi dei video, quindi questo mi piace, però tutto il mondo di TikTok mi è veramente oscuro, c'è un grande gap generazionale, ma proviamo a capire anche questi linguaggi che comunque sono belli. Ma sì, sfondiamo questo muro. E ti volevo dire che nel video con me c'era Luca Molla, che è un cantautore bravissimo, che immagino sia un grande amico anche di Telebari. Speriamo di averlo qui presto. E che mi accompagna in questa tour. Esperienza parigina. Sì, sì, lui suona tantissime cose, oltre a cantare e suonare il basso, la batteria, il pianoforte, porta anche la sua grande gioia. Simpatia, sì, assolutamente. Sei tornata, dicevamo prima, hai scritto questo libro. In tanti però ormai scrivono un libro. Secondo te è ancora un'arte nobile e tu, tenendoci molto a questo progetto, come la preservi? Quanta originalità c'è? Che studio c'è prima di scrivere un libro? Beh, scrivere un romanzo è un fatto impegnativo. A livello di tempo, a livello anche di, almeno, distruggimento, perché comunque io sono abituata alle canzoni e in 3 minuti, per quanto è ovvio che una canzone si produca in molto più tempo, però sono abituata alla sintesi, certo, anche a volte forzata, e nel libro invece hai modo, nella forma, diciamo, in prosa, hai modo di proprio sviscerare un sacco di sentimenti, di situazioni che non è più la scusa di dover comprimere, quindi è stato anche molto intenso per me lavorare a questo libro. È ovvio che tutto è nobile e tutto non lo è, dipende da come lo si fa, di qualsiasi lavoro, di qualsiasi forma d'arte. Io ho cercato di fare del mio meglio e la mia casa editrice italiana Fandango ci ha creduto un sacco e abbiamo fatto un'avventura pazzesca, perché prima di arrivare alla traduzione in inglese, che è stato proprio un regalo, una cosa inaspettata, devi pensare che questo libro, Nel mare c'è la sete, è uscito il 12 marzo del 2020, quindi è uscito il primo giorno di chiusura delle librerie durante il lockdown. Sai come si dice? Esatto, non si può dire, però tutto sommato quella sfiga, per dire una parola un po' più gentile di quella che hai detto tu,
dire che mia mamma si arrabbia. Scusi signora, questa incidente di percorso in realtà ha caricato tutti tantissimo ed è stata la mia salvezza durante il lockdown, perché io ogni mattina mi truccavo, mi vestivo, mi mettevo davanti a una telecamera e parlavo con i lettori e ci dicevamo tante cose sui temi di questo libro, ma anche sul momento che stavamo vivendo tutti, e devo dire che è stata veramente una salvezza per me. Poi ha fatto il suo giro ed è arrivato qua. Questo scorso maggio, super impegnativo per te, sei stata protagonista del primo maggio di Taranto. Sì, è iniziato alla grande maggio. La giornata dei lavoratori. Sì. Prima di poter vivere di musica, che lavori hai fatto? In realtà proprio lavori che possono definirsi tali non ne ho fatti altri, perché io ho cominciato a lavorare con la musica appena ho finito il liceo, mentre facevo l'università. Quindi devo dire che sono un po' noiosa da questo punto di vista. Ho sempre saputo quello che volevo fare e mi sono applicata per farlo. Poi ci sono stati dei momenti della vita, tipo mentre scrivevo il romanzo, nei quali non c'avevo una lira perché abitavo a Londra, quindi spendevo tantissimi soldi solo per respirare, sì, ma solo per vivere, per avere un tetto sulle mie spalle, e non guadagnavo perché ero immersa nella scrittura contemporaneamente del romanzo e del libro. E quindi ho fatto dei lavori molto belli. Uno è stato l'insegnante di canto, banalmente, wow, che con un annuncio mi ero creata un giro di allievi spettacolari, bravissimi tra l'altro, a Londra. Ma poi ho fatto un lavoro assurdo che si chiama Examination Invigilator. E cosa vuole dire? Io facevo la controllora degli esami dell'Università di Londra. Un astro, è una grandissima. Cioè praticamente andavo lì la mattina, scrivevo sulla lavagna, ma fatto con un colloquio, io non so come hanno fatto a prendermi per fare questo lavoro. Avranno visto delle doti da bastarda. Io praticamente, ma poi tra l'altro dicevo vai, ma il problema è che questi ragazzi inglesi non copiano. Cioè, pur tu a voler dire l'esame dura da quest'ora a quest'ora, avete questo tempo, non potete usare o potete usare la calcolatrice o altro. Ok, Erika. Poi gli dicevi, vai, partite. Questi non copiavano, non parlavano e consegnavano in orario. Dicevo, non è possibile. Okay, io ho mai copiato. Quindi ho fatto questo lavoro noiosissimo e durante queste passeggiate interminabili fra i banchi della UCL io pensavo al libro, quindi magari hanno copiato e non me ne sono manco accorta. Ah, anche questo può essere. Andiamo a vedere un videoclip di qualche tempo fa. Dove cadono i fulmini? Let's go! Mi perdo sempre, ma so sempre da che parte il mare. Mi perdo sempre, ma so sempre da che che parte il mare. Dove cadono i fulmini è un pezzo ormai di qualche anno fa, è una soundtrack di una piccola impresa meridionale. Questo videoclip porta la regia di Rocco Papaleo. La Puglia ormai è un set a cielo aperto continuo. Sì, questo era Brindisi. Per quale film ti piacerebbe ancora scrivere una soundtrack, una colonna sonora? Per tutti. Per tutti, è un'esperienza pazzesca scrivere una colonna sonora, e in questo caso ero anche fortunata perché Rocco Papaleo è una persona di una profondità e leggerezza allo stesso tempo e di una generosità incredibile. Tu pensa che lui è un musicista anche, certo, e scrive, canta, e suona e compone, e lui aveva scritto un'altra cosa per questo film, lui.
E quando poi ha sentito Dove cadono i fulmini è stato così generoso, e questo veramente non è possibile, certo, da ripensare delle scene del film per sostituire la musica e inserire questa canzone. E quindi, diciamo, questa è una cosa che, non so, è chiedere troppo, però in assoluto devo dire che vedere le immagini associate alla musica è pazzesco, perché quando si scrive nella testa, uno ha si proietta il proprio film, no? Certo. Mentale. E poi vederlo realmente è proprio è la massima realizzazione del tuo pensiero, è bellissimo. Erika, adesso devi guardare qui, io ho ancora tantissime domande, ma devi anche guardare lì dove il tempo è finito. Silvia, tu conoscevi già Erika Mu? Sì. Hai scritto di lei quando scrivevi a Scavalli e Segugi? No, ma credo che studiasse lettere. Hai fatto colta. Lettere, giusto? Sì. Quindi sì, all'università, anche se sei più giovane parola, di me. È molto difficile, diciamo, venire dopo questo viaggio anche commovente, con qualche pezzo particolare qui che mi piace particolarmente, ma purtroppo siamo costretti a chiudere la puntata. Tornerai, così ci racconterai altri progetti. Voi invece restate con noi, domani torna Telebari Social Night con tanti altri ospiti, parleremo del quartiere Libertà, parleremo ancora di scrittura, notizie e tanto altro ancora. Mi stai dicendo che domani non è domenica? No, no, purtroppo no. Ci sarò anch'io domani, grazie per aver seguito Telebari grazie. Social Night. Ciao. Questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore, Loran e MooView.